www.castellincantato.it dal Borgo Callea per il secondo raduno auto d'epoca città di Cammarata, organizzato dal comune di Cammarata in collaborazione con la Proloco e con l'ausilio di alcuni collezionisti del luogo. Qualche informazione su questo splendido borgo? Allora, il borgo Callea è un borgo risalente all'epoca fascista e abbiamo appunto scelto questo borgo per le auto storiche perché ha una storia, quello di essere stato costruito appunto in quell'epoca, dedicato al capitano Antonio Callea di origine favarese. E se tutto coincide con quello che è scritto e con i documenti che esistono, il borgo inizia la sua costruzione nel 38. Capitano Callea quindi a quell'epoca sarebbe stato ancora in vita, prigioniero dell'Armata Rossa in Spagna, e risulterebbe a questo punto l'unico borgo ad essere stato dedicato a una persona dell'esercito ancora in vita in quell'epoca. Penso che sia una splendida location per questa manifestazione, oggi in fase di ristrutturazione, come potete vedere è da poco che è stato ristrutturato il borgo. Purtroppo il tempo è stato poco clemente, però oggi sembra che un raggio di sole stia spuntando. Speriamo bene nella riuscita della manifestazione. Le adesioni ci sono, le macchine ci sono, noi ci siamo. Buongiorno con Castello Incantato, siamo con il signor Giovanni Muni. Volevo farle una domanda: quanti amatori di auto d'epoca ci sono nella nostra zona, quindi Cammarata e paesi limitrofi? Diciamo che negli ultimi anni si sta sviluppando questa passione a Cammarata appunto e dintorni, e negli ultimi periodi ce ne siamo, perché anche io sono tra loro, ce ne siamo già abbastanza, un buon gruppo, un buon numero. Vi darò, ora passerò diciamo la parola a due grandi amici miei, uno è Giuseppe Alessi e l'altro è Castrenza di Dolce, due collezionisti di auto d'epoca di San Giovanni Gemini, quindi zona di Cammarata, paese limitrofo. Allora, come è iniziata la sua passione per le macchine d'epoca e soprattutto quando una macchina d'epoca viene definita tale? Allora, la mia passione è nata circa 20 anni fa, tramite un gruppo di amici, sabato e domenica ci dedicavamo a queste cose e poi piano piano si è sviluppato con delle migliorie. E la sua passione per le macchine quando è nata, come si è sviluppata? Allora, la mia passione per le macchine è nata da quando sono nato, diciamo, con mio padre è collezionista da circa 40 anni. Abbiamo un parco macchine, diciamo, diverso tra tanti tipi di macchine, sia macchine più vintage, macchine anteguerra di interesse storico e macchine di interesse storico da 20 anni a salire. Ci sono oggi tanti amici miei di qua, di Palermo, di Agrigento, tra cui ci sono delle macchine del Circolo Florio di Palermo, che è uno dei più importanti club federato ASI di tutta la Sicilia. Ora, l'auto d'epoca viene considerata ad oggi un bene, diciamo, storico-culturale, diciamo, come sono i quadri, è un bene da tutelare. Giuseppe Di Salvo, ho una Lancia Appia seconda serie del 58, da Begheria. 7 macchine, fra cui questa bellissima Maserati Mistral del 62. A Bagheria ci sono molti collezionisti? Non molto, ma qualcuno c'è. Mi chiamo Calogero e ho fatto una satira per quanto riguarda questo maggiolino che
diciamo, una macchina amata da tutti, e a quanto pare il Maggiolino andrà pure sullo spazio, perché è una macchina creata per la gioia di circolare, e a quanto pare il suo futuro sarà anche nello spazio. Siamo con Salvina, Tecla. Salvina e Tecla, donne motore, gioia e dolore? Speriamo che diano più gioia alle donne, concordo. Facciamo un saluto? Un saluto agli amici di Castello Incantato, ciao! Ciao, sono Luigi, vengo da Castel Termini. Questa macchina è la replica del telefilm Supercar mitico degli anni 80, interamente ripresa da me, perché l'ho acquistata bianca in Germania, completamente da rifare, l'ho rifatta come proprio nel telefilm. Nota particolare che la macchina parla pure, perché ci ho installato anche un computer, un car PC con il programma relativo al telefilm. In teoria è come vedete voi nel telefilm, la macchina esegue anche gli ordini vocalmente. La macchina riesce a guidare senza autista, senza conducente? No, proprio no, questo è una cosa fantascientifica per il momento. Comunque, chissà in futuro se ci può anche riuscire. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kitasa. È incredibile, non posso crederci, sei proprio tu. Come si chiama e ci parli un po' della sua macchina? Sono Giuseppe Vinci di San Giovanni Gemini. La mia macchina è una Lancia Gusta del 1934, è una macchina abbastanza rara perché è un camioncino. Queste auto originariamente uscivano come berlina e poi venivano trasformate successivamente a camioncino come mezzi di lavoro. Ogni domenica noi abbiamo la Santa Messa alle ore 11, vengono anche dei fedeli provenienti da altri paesi, non solamente del borgo ovviamente, soprattutto d'estate. Poi c'è da dire anche che il borgo e la chiesa di San Domenico ha una grande, la chiesa della Beata Maria Vergine Immacolata ha una grande tradizione, perché anche se non c'è una continuità della struttura, la chiesa risale addirittura al tempo medievale, al tempo dei Normanni. La contrada, le prime notizie che noi abbiamo di Cammarata e di tutta la diocesi, praticamente sono delle notizie che riguardano proprio questa chiesa, questa contrada, quindi è anche molto antica. Ricordiamo la festività liturgica più importante di questo borgo? È la festa che si tiene ogni anno per la festa dell'Ascensione, che è dedicata, come dicevo, anche la festa che è dedicata alla Beata Maria Vergine Immacolata ed è la festa della parrocchia. Tu che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo la capacità di progettare sempre nuovi mezzi per conquistare lo spazio, fa che queste macchine servano ad avvicinare gli uomini tra di loro e ad aprire sempre nuove vie di progresso, di giustizia e di pace. Proteggi i piloti, gli autisti e tutti coloro che si accompagnano con loro, perché procedano con vigile saggezza e, superato ogni pericolo, giungano incolumi alla loro meta. Per Cristo nostro Signore. Amen.
e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Benvenuti a Cammarata per chi non è di Cammarata di San Giovanni. Io sono il sindaco di Cammarata e vi do il benvenuto e vi auguro di passare una bellissima giornata. Come vedete, questo borgo, che è un borgo che da tempo vive, noi stiamo cercando di riqualificarlo e stiamo facendo ancora molto di più perché le famiglie che abitano qua, e speriamo che ritornino anche altre famiglie, è zona A di un centro storico e di proprietà comunale e stiamo cercando di riqualificarlo sempre di più. Io ringrazio la Prologo, il presidente della Prologo, i membri della Prologo e chi ha collaborato per la Prologo, perché dietro questa manifestazione sicuramente c'è un sacrificio, ci vuole sempre chi coordina, chi chiama, chi sollecita, chi si impegna. Ecco, le amministrazioni oggi hanno grosse difficoltà anche economiche, però per quel poco che possiamo fare, anche perché questa vostra presenza qua, oltre che essere turismo, è anche economia. Sicuramente conoscerete i bei ristoranti che abbiamo noi, i bei luoghi che abbiamo noi, il centro storico che Cammarata è un fiore all'occhiello. Dico grazie, io vi auguro una buona giornata e venite a Cammarata perché ne abbiamo tante eccellenze da farvi visitare. Grazie a tutti e buon divertimento per oggi. Spendiamo due parole per questo Borgo Callea. Ma Borgo Callea è da sempre stato attenzionato da questa amministrazione, tant'è che abbiamo avuto già 3 finanziamenti, uno per la riqualificazione esterna, e come si vede queste case erano tutte intonacate, le abbiamo scoperte e lei vede che alla luce è venuta fuori un bellissimo prospetto fatto in pietra. Stiamo riqualificando anche l'interno, perché qua 3-4 appartamentini verranno dati ai richiedenti asilo politico, che noi abbiamo questi problemi, sono progetti PONNE finanziati. Molte sono state date in locazione a dei cittadini di Cammarata che hanno alcune attività o agricole o artigianali, e quindi questo borgo vive. Forse è uno dei pochi borghi in tutta la Sicilia che vive e noi intendiamo ancora spenderci perché questo borgo sia un borgo che abbia tutte quelle che sono le strutture per poter eventualmente andare avanti. È una EA, zona A, centro storico di Cammarata. Per tutti quelli che ci stanno seguendo, vogliamo lanciare un messaggio: perché venire a Cammarata? Allora, venire a Cammarata per vedere tutte le eccellenze che abbiamo. Abbiamo delle bellissime aziende agrituristiche dove si può andare a pranzare, abbiamo gli ottimi ristoranti, abbiamo la riserva orientata Monte Cammarata dove si può benissimo respirare, vedere dei percorsi naturalistici, ci sono dei sentieri bellissimi, per chi vuole gustare la natura può farlo sicuramente. C'è un centro storico che e ancora chiaramente stiamo lavorando per riqualificarlo, ma ci sono zone dove effettivamente si possono visitare bellissime chiese e tanto altro, perché Cammarata è un paese molto ospitale. Salutiamo i lettori di Castello Incantato dal sindaco di Cammarata. Allora, saluto tutti praticamente gli ascoltatori e anche chi segue Castello Incantato, grazie a voi anche per essere presente qua a questa manifestazione.